guarda che bel croc che fa. Guarda come è lievitato bene, è proprio raddoppiato di volume. Adesso lo andiamo a dividere in delle palline di 80 grammi ciascuna. Quindi, munita di bilancia, lo andiamo a pesare. Ed adesso ripieghiamo su se stesso e piegliamo in questo modo. È un impasto veramente morbidissimo. E continuiamo così anche per le altre. Mi raccomando, quando le vai ad adagiare sulla teglia, distanziale l'uno con l'altro, perché adesso le andremo a far lievitare per un'altra ora. Copro con la carta forno, con un asciugamano e lascio lievitare nel forno spento per un'altra ora, come già ti avevo accennato. Intanto che gli iris continuano a lievitare, preparo la crema. Ammorbidisco la ricotta di pecora che ho già fatto sgocciolare, quindi ha perso l'acqua in eccesso. Ci aggiungo anche la scorza grattugiata di un'arancia biologica, mi raccomando, se non ce l'hai non la mettere, perché altrimenti vai ad aggiungere solo pesticidi e cose chimiche. Inserisco anche lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato che ho riposto in freezer per lo stesso tempo di lievitazione degli iris, cioè un'ora. Mi raccomando, utilizza gocce di cioccolato di buona qualità e che quindi resistono al calore, perché altrimenti si andranno a sciogliere ed andranno a rovinare l'effetto finale. Sbattiamo anche due uova che ci servono per la panatura. Adesso riprendiamo le nostre brioche, ne prendiamo una con il palmo della mano e la schiacciamo leggermente. Al centro ci andiamo a mettere un cucchiaio di crema e poi, aiutandoci con i lembi, la andiamo a richiudere. Quindi allarghiamo per bene e chiudiamo. Ok, non si deve vedere più la crema perché altrimenti andrebbe a fuoriuscire. Piegliamo di nuovo, sigilliamo la parte della chiusura in modo che evitiamo proprio la fuoriuscita. Adesso la andiamo ad immergere nell'uovo e poi nel pangrattato. In questo modo verrà una bella panatura croccante. Adesso hai due opzioni: o cuocerla nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti, in questo modo verranno un pochettino più light, oppure potrai friggerle. Io ti farò vedere entrambe le cotture, ma prima, ultimo, anche gli altri. Il mio consiglio è di farli prima tutti, poi passarli nell'uovo e poi alla fine passarli tutti nel pangrattato. In questo modo eviterai di sporcarti anche le mani. Sembrano dei cuscini di quanto sono belli soffici. Gli iris nascono fritti, ma ultimamente si utilizza anche cuocerli nel forno. Quindi entrambi i modi sono giusti. Sta a te scegliere quello che preferisci. Naturalmente è importante che la ricotta sia sgocciolata, perché altrimenti andrebbe a rilasciare acqua ed andrebbe a bagnare la pasta, quindi non andrebbe bene. Ah, altra cosa che mi stavo dimenticando di dirti è che se non ti piacciono le gocce di cioccolato, puoi anche fare una versione senza, quindi solo con la ricotta. Però a chi non piace il cioccolato, diciamo la parte più
difficile è questa. Per fare queste cose non bisogna avere fretta, bisogna prendersi i propri tempi. Ed eccoli tutti schierati, alcuni come ho già detto li andrò a friggere, altri no. Capire se l'olio è arrivato a temperatura, ci devono essere delle bollicine accanto allo stuzzicadenti e in questo caso ci sono, quindi l'olio è pronto. Ci immergiamo un iris alla volta e lo cuociamo per 5-6 minuti. A metà cottura lo giriamo. Questi sono anche perfetti per essere regalati. Poi ovviamente lo capisci quando è pronto perché diventa proprio dorato. Qui ancora non ci siamo. Facciamo colare per bene. Come hai visto, ricotta nell'olio non ce n'è perché l'uovo va a sigillare. Ha fatto anche la crepa della lievitazione. Questa però la vado subito ad aprire da calda, così capisci come si presenta. Queste se le vai a friggere vanno mangiate subito. Se vuoi puoi anche spolverizzarle di zucchero a velo, ma non è necessario. Guarda che bel croc che fa la panatura. Meraviglioso. Quando vedi che l'olio bolle troppo, spegnilo per un attimo, così abbassa di temperatura e non rischiamo di bruciare i nostri iris. Dopo 25 minuti di cottura nel forno, ecco come si presentano quelle cotte in questo modo. La cosa più evidente, ovviamente, è la doratura. Queste sono fritte, queste sono al forno. Adesso te ne vado a tagliare una al forno per verificare com'è dentro. Ti dirò che è anche più morbida di quella fritta. Uelle! Veramente una nuvola. Invece quelle fritte sono più croccanti. E come vedi in quella fritta il ripieno rimane più evidente, mentre in questa si va a perdere. In entrambi i modi però sono buonissime.